Ciao a tutti, amicette e amicette, io sono sempre Ro e sono tornata con un nuovo video. Non so bene come inquadrarmi, cosa fare, se questa in mezzo va bene, vi rompe l'anima, non lo so, non ne ho idea. Tant'è che ho deciso di fare un video, un mukbang, se si dice così. Nel piatto non si vede una mazza, vabbè, insomma c'è un hamburger, questo qua, me lo sono presa così ve lo faccio vedere. E vedete direttamente che cos'è, qual è, che marca è. Li ho già presi, sono buoni. Di solito prendo anche quelli, i mini hamburger, sempre quelli lì vegetali agli spinaci. No, non sono vegetariana. Semplicemente ogni tanto, cioè io li trovo buoni, quindi ogni tanto li prendo e me li mangio. Allora, fare questa cosa mi urta parecchi nervi, però vedo che va e quindi qua mi sono preso preparata un'insalata che è l'iceberg della Bonduelle con un filo d'olio, un po' di sale, pepe, semini, origano, semini quelli di sesamo che metterei ovunque e pomodorini. Devono essere i pachino questi, sono sempre piccoli ma un po' più lunghi, perché ieri ho fatto la spesa. Vi dico la sincera verità, ieri ho provato a registrare questo video ma non mi è venuto bene e l'ho cancellato, quindi ho voluto rifarlo oggi a cercare di essere più tranquilla possibile. Non perché ieri fossi agitata, però diciamo intanto che ieri stavo pranzando che erano le 3 e un quarto mentre oggi è mezzogiorno, beh luna, scusate, è mezzogiorno, sì, era mezzogiorno, è luna, io alle 2:30 devo partire per andare a lavoro. Alle 2:30 devo partire per andare a lavoro e sono un po' più tranquilla. Volevo mangiare a mezzogiorno per poi farmi magari un trucco o qualcosa, ma sono successe un po' di cose e quindi non sono riuscita. Quindi sto mangiando adesso. Il trucco rimarrà questo, quindi tanto mascara che da lì non si vede, e mascara per le sopracciglia, un po' di matita. Che ultimamente mi sto facendo quest'angolo qui con la matita perché sennò è troppo diverso e mi dà un po' fastidio. Anche se questa è più spessa di questa, nel senso che ha proprio uno spessore più grande, ma non si possono livellare. Si dice così? No, non si dice livellare, però insomma, non posso togliere peli prima di tutto perché altrimenti rimango senza sopracciglia, e secondo perché cioè, fanno parte poi del pelo, quindi rimarrei veramente con 4 peli, non mi pare il caso, solo per averle uguali o comunque il più simili possibili, e quindi eviterò, però almeno farmi l'angoletto, mi piace. Allora, io oggi volevo parlare di una cosa. Volevo fare un vlog, ma o faccio un vlog da ferma, o non succede niente, e io sto qui e vi parlo, o inserirlo in un vlog più ampio, secondo me, boh, diventa solo pesante, e quindi insomma alla fine, adesso, perché no? Mangio in compagnia almeno. Fondamentalmente cosa è successo? Niente di grave come al solito, per fortuna, perché le cose gravi nella vita sono altre. Praticamente, ultimamente ci sono delle persone, magari sono amiche nella vita reale, non lo so, che mi stanno dicendo che dimostro 40 anni, 37 anni, invece che i miei 30. Ora, a me sono concesso che a me questa cosa non tocca, perché nella vita di tutti i giorni
lo sapete, sono una commessa, per cui incontro tante persone. E quando dico quanti anni ho, perché mi dicono, vabbè, ma fai in tempo, tu sei giovane, la la la. Quando dico quanti anni ho, rimangono tutti sconvolti, ok? O comunque me ne darebbero meno. A seconda anche dell'età dell'interlocutore. Quindi, insomma, io so bene cos'è la vita reale, ok? Però appunto, al di là di quello, al di là di dire a una che dimostra più della sua età, farla passare come un'offesa, che anche lì solidarietà femminile ai massimi livelli, c'è una cosa che mi ha dato fastidio, ossia giudicare quella che per me è la colazione principalmente del fine settimana, insomma, quando devo stare tutto il giorno fuori, comunque quando ho più ore anche al lavoro, eccetera, eccetera, o comunque quando mi gira, perché no. Giudicare un bombolone e un cappuccino, o comunque un cornetto e un cappuccino, come se fosse la morte civile. Ora, perché se lo faccio io diventa una roba che mamma mia, te la cerchi, mamma mia, bla bla bla. E se un'altra persona più famosa, con più visualizzazioni di me, fa dei mukbang, non con un pranzo normale per stare in compagnia, per appagare quei personaggi a cui piace appunto questo tipo di video, no? Non quei personaggi, quelle persone a cui piace questa tipologia di video, no? Non per queste motivazioni qua, ma si strafoga con quintali di roba del Mac. O di altre catene. O vivo una giornata solo di dolci, eccetera, eccetera, no? E non dite niente. Perché a me quei video, sinceramente, non è che piacciono. Però ogni tanto, per curiosità, visto appunto quello che mi viene detto, vado a vedere che cosa c'è scritto, che commenti ci sono sotto quei video. E nessuno dice niente. Ora, è facile che chi è, insomma, il proprietario del canale riesca a cancellare tanti video, ma tutti, così velocemente, cioè tanti commenti. Fa strano, no? Ora io vi chiedo una cosa. E non venitemi a dire, ma loro lo fanno ogni tanto, perché quei canali lì non lo fanno ogni tanto. Lo fanno con cadenza regolare e alternano quei mukbang pieni di, appunto, a giornate in cui mangio solo questo piuttosto che solo l'altro, giornate che una settimana con solo kebab dalla colazione allo spuntino alla cena. E sono tante cose. Quindi io mi chiedo, perché sotto quei video dite, Madonna che grande che sei, non tutti ovviamente, mamma che grande che sei, mamma mia come hai fatto a mangiare tutte quelle cose lì, mamma mia. Ora, io capisco che queste persone sono magre, perché lo capisco, e quindi forse fa meno specie di una persona come quelle che mi verranno a scrivere qua sotto. Hai preso il burger vegetale e l'insalata solo per fare il video. No. Ieri sera mi sono mangiata una bella tagliata di
di tonno. Ieri ho mangiato a pranzo l'altra metà della busta di insalata. Quindi, vabbè, ma non devo dimostrare niente a nessuno. Non me ne frega neanche niente. Però io mi chiedo perché se una ragazza in sovrappeso, obesa, grassa, fa una colazione che, ragazzi, io ci vado al bar. Ma chiunque, cioè, non è una colazione strana che uno ti prenda il cornetto con la marmellata, o che uno prenda come me il cornetto con la crema al pistacchio, piuttosto che a volte il bombolone con la crema al pistacchio, insomma, a seconda di come mi gira, no? Ma è pieno così. La mattina è pieno così di gente che va al bar a fare colazione. Quindi, no? Tra cui ci sono anche questi personaggi famosi, no? Perché loro non viene detto niente? E a noi sì. Rendete conto che mangiare con cadenza regolare, non tanto calorie su calorie, perché quello, se poi uno ha un metabolismo veloce o una con una corsetta di un'ora la smaltisce, viva Dio, beata loro, beati loro. Ma il fegato, i reni, i vari organi non stanno bene. Dovrebbero farsi visitare, dovrebbero farsi dei controlli, dovrebbero avere anche loro un'alimentazione sana e costante. Ok? Io vedo gente che vive di pasta, gente che non beve mai, o gente che beve solo fit ciccia e quant'altro, gente che vi dice che un tè vi farà dimagrire, che vi fa vedere in quanti modi si può bere un tè, ok? O gente che vi consiglia vivamente una dieta fatta di, come si dice, di beveroni e quant'altro, no? Allora, quelle persone va tutto bene. Io, perché vi dico che inizio la mattina, che sono fuori dalle 9 praticamente, anzi sono fuori dalle 8 e mezza, e che inizio la mattina alle 10, che quindi andrò a fare una colazione, perché poi prima delle 3, 4 in realtà del pomeriggio, perché le 3 finisco, ma ora che arrivo a casa, non mangerò. Diventa un problema. Io non lo capisco, non capisco il nesso. Oltre al fatto che parlavo con una mia amica e anche lei mi diceva: io sono arrivata a un punto della mia vita dove sono talmente stufa del mondo che mi circonda, ne ho talmente tante a cui pensare, che quando mi metto la sera, piuttosto che in pausa pranzo, piuttosto che a colazione, piuttosto che mentre mi preparo, mi metto a guardare un video su YouTube, mi metto a guardare una persona che mi piace, una persona che mi dà, che mi trasmette positività, una persona che non mi rompe l'anima a guardare, no? Una persona che mi sta antipatica e sotto il video, e vado a perdere anche tempo sotto il video a scriverle le peggio cose o comunque a romperle i maroni su determinate cose. Cioè, scusate, io i capelli prima li faccio asciugare un po' dentro il turbante, così poi rimangono più morbidi. Adesso li sciolgo un po' e poi vado ad asciugarmeli, ovviamente, tanto ho ancora molto tempo. E comunque, appunto, mi diceva, no, appunto, io non ho né voglia né tempo di mettermi lì a rompere agli altri, ma in primis a giudicare la vita delle altre persone. Se io, a prescindere, so che questa persona non mi piace, non mi piace la vita che fa, non mi piace la vita che conduce, non mi piace quello che dice, ma perché uno la va a guardare? Io, anch'io nel tempo, cioè io adesso, se vi dovessi dire chi seguo,
Io seguo la Valle Spaziale, che probabilmente è un po' al di sotto, sono un po' io al di sopra dell'età media dei loro utenti, ok? Però io seguo la Valle Spaziale, seguo Will Woosh, seguo Sabrina Bambi, che parla della sua vita con una tranquillità, con una cosa, cioè con una... anche con un modo di parlare che è meraviglioso. Merlino, giù, bravo, con una tranquillità, con una pacatezza che mi fa rilassare tantissimo. Guardo video di make-up per vedere magari quali novità sono uscite, se mi interessano, se non mi interessano, ma non mi metto a guardare una persona che mi sta antipatica, non mi metto a guardare questi, ad esempio, i mukbang dove si ingozzano, ok? Perché non mi interessano. Anzi, cioè, vedere che magari avanzano un bordello di roba mi dà anche fastidio, perché io sono una persona molto contraria allo spreco del cibo, e non perché mi piace mangiare, ma perché, non so, sarà stata la GMG in Brasile, sarà stata le giornate mondiali della gioventù cristiana, scusatemi, in Brasile, che ho fatto, dove ho visto veramente la gente che si contava i pezzi di viso, ok? Che contava quello che aveva, che purtroppo vive di succhi di frutta e di altre cose che gli arrivano perché l'acqua non è potabile. Insomma, ho visto delle cose non proprio belle, ho degli amici che hanno fatto esperienze anche più dure di quelle che, di quella che ho fatto io, insomma, di quello che ho visto io. Ho visto, insomma, famiglie non strane, per fare un esempio un po' più vicino, che fanno fatica ad arrivare a fine mese per 1500 motivi e che quindi magari mangiano sempre, che ne so, la pasta col sugo perché sono le cose che costano meno. Insomma, ragazzi, io in generale sono contraria, ok? E non voglio fare la pervenista, la buonista, io sono contraria allo spreco del cibo. Quindi vedere che queste persone poi magari lo buttano via oppure dicono sì, lo metto in frigo, ma tanto poi il giorno dopo non se lo mangiano. Vedere queste cose sinceramente a me dà molto fastidio, quindi non le guardo, e se proprio decido di mia spontanea volontà che voglio vedere fino a che punto arriva il mio fastidio guardando questa determinata persona piuttosto che un'altra, non commento, perché prima di tutto non cambierò la vita di questa persona commentandola, perché tanto, tante volte le prendono male. E secondo, perché sono anche affari suoi a una certa, cioè, nel senso, boh, non è che gli dico vatti a fare le analisi perché stai sbagliando tutto, ok? Fatti controllare, perché essere magri non vuol dire essere sani, ok? Quindi, cioè, per forza sani, ok? Quindi, non lo so, io mi stavo ponendo questo dilemma, tra virgolette, e volevo parlarne con voi, volevo sapere voi che cosa ne pensate, e basta, insomma, ecco, voglio anche capire se per voi queste cose qui sono delle lagne, perché mi è stato detto anche questo, insomma, che appunto mi sono lagnata perché io sono poco obiettiva e quindi mi sono lagnata perché qualcuno mi ha detto che sono grassa. No, io mi sono lagnata, se così lo vogliamo dire, perché credo che se io sono grassa o se io sono magra o se io sono media o quello che è, non è affare vostro. E credo fermamente che non è perché io sono sul web che allora uno deve commentare qualsiasi cosa. Io sono dell'idea che tu mi puoi commentare nel momento in cui mi vuoi chiedere dove ho preso questa maglia, nel momento in cui mi vuoi dire grazie perché mi hai fatto rilassare, mi hai fatto passare 20 minuti di tranquillità, oppure mi puoi commentare se mi dici guarda Ross, sinceramente, che ne so, l'audio si sente male, piuttosto che guarda che ne so, il cane
non lo so, gli farei fare una toelettata perché ho visto che ha il pelo un po' così piuttosto che Ross, ma non lo so, tante cose, però andare a criticare quello che uno mangia, non mangia, quello che uno fa o non fa nella propria vita solo perché io ve la mostro, non credo che sia proprio la stessa cosa, cioè nel senso, poi sono anche sempre dell'idea che ci sono modi e modi di fare queste cose, di parlare di queste cose, quindi insomma anche questo è vero. Detto questo, io non voglio rubarvi altro tempo, io spero che vi abbia fatto piacere stare così in compagnia, io mi sto continuando a fregare le mani perché ho freddo e non so da cosa dipenda, ma ho le mani congelate, quindi boh, vabbè. Quindi nulla, io vi saluto, spero di avervi fatto compagnia, spero di aver fatto riflettere qualcuno. Con questo non vuol dire andate nei video delle persone che fanno questi video per l'appunto e andate a commentargli le peggio cose, perché no, io non sono d'accordo neanche su questo, proprio per questo io non lo faccio, invito voi a non farlo, però insomma vi invito a pensare se voi andate a vedere un video del genere e come si dice, e lo andate a commentare, ok, oppure se a loro dite bravo, oppure se non vi dà fastidio vedere loro, però vi dà fastidio vedere me. A questo punto vi invito semplicemente a non guardarmi, non è obbligatorio, YouTube è un posto libero, quindi insomma, ecco. Quindi nulla, io finisco qua, sono passati 21 minuti, quindi direi proprio che è il caso di salutarci. Vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video.